paese, in Friuli, che può vantare un originale record, la più alta concentrazione di meridiane. Stiamo parlando di Aiello, dove per gli abitanti è talmente di moda avere un orologio solare dipinto sulla propria casa che addirittura esiste un cortile detto delle meridiane, in cui di recente ne sono state posizionate ben 12. Ma la realizzazione di questi strumenti, chiamata arte dello gnomonista, è un lavoro tutt'altro che semplice. Andiamo a scoprire il perché nel primo servizio di questa sera. Silenziosamente indicano le ore del giorno, sottaciuti dall'ombra e a volte dal cattivo tempo. Gli orologi solari, comunemente noti col nome di meridiane, scandiscono ancora il tempo, seppur abbiano da secoli perso la loro originaria funzione, sostituiti da mezzi via via più moderni. Oggi le meridiane fungono infatti da raffinato elemento decorativo, come si può vedere ad Aiello del Friuli, località che non a caso vanta di essere il paese delle meridiane. Di quadranti solari che fanno bella mostra di sé sugli edifici, ognuno col proprio motto e decoro, Aiello ne ha veramente molti, di cui 12 realizzati da alcuni gnomonisti contemporanei raccolti in sede del Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale nel cosiddetto Cortile delle Meridiane. Ad Aiello esiste un circolo culturale che si chiama Circolo Culturale Navarca e circa 6 anni fa ha iniziato ad approfondire l'argomento sugli orologi solari. E devo dire che il risultato in questi 6 anni è stato notevole, perché oltre a fare una ricerca a livello regionale sui quadranti solari, che poi è sfociata questa ricerca su una pubblicazione, la pubblicazione di un libro che si intitola Meridiane del Friuli Venezia Giulia, no? È arrivato qui ad Aiello, diciamo, con un interesse non indifferente a questo argomento. Ad Aiello esistono circa attualmente 30 orologi solari ed è il paese, no, in Italia, rispetto al suo numero di abitanti, con il numero di orologi solari, ecco, maggiore. No? Quindi abbiamo un orologio solare circa ogni 70 abitanti. Come nasce la passione per un orologio solare? Ma devo dire che è iniziato un po' per caso. Quando dovevo dipingere casa mia e l'abitazione all'esterno, avevo una parte della casa che era un po' cieca, senza finestre. E lì ho detto, si potrebbe fare un qualcosa di particolare. Mi è venuto in mente di realizzare, appunto, con l'aiuto di una persona, diciamo, che in quell'occasione era più, in quel periodo era più esperta di me, di realizzare questa meridiana. E mentre la realizzavo ho notato che la gente passava per la strada, incuriosita di questo, si fermava, mi faceva molte domande, devo dire anche che si divertiva a farmi delle battute perché mi chiedeva, ma scusi, che ora è adesso, no? E magari in quel momento la meridiana che stavo realizzando era in ombra, no? E comunque l'interesse è stato notevole, ho visto che da lì si poteva fare qualcosa di più. E dopo alcuni giorni che l'avevo realizzato, il prete del paese, il parroco Don Andrea, si è fermato, ha approfondito con me l'argomento e ha detto, perché non facciamo una meridiana anche sulla canonica? Da lì ne è uscita un'altra, molto bella, e da quella poi altri amici l'hanno voluta sulla loro casa e si è ampliato un po' l'argomento delle meridiane qui ad Aiello. Che differenza c'è tra meridiana e orologio solare? Beh, diciamo che meridiana, meridia, vuol dire appunto mezzogiorno, il momento in cui il sole si trova nel punto più alto della giornata. No? Quindi la meridiana indicherebbe solo questo preciso istante che dura praticamente pochi attimi. Quando invece troviamo indicato anche altre ore sul quadrante solare, quindi le 9, le 10, eccetera, della giornata, no? Il termine più corretto sarebbe orologio solare. Facilitato oggi dal computer, l'ognomonista o ideatore di orologi solari deve aver pratica di calcolo matematico e trigonometrico. Lo stilo che produce l'ombra, chiamato gnomone, deve essere conficcato infatti in direzione nord e con angolo pari alla latitudine del posto. Le meridiane non possono essere prodotte quindi in serie e non devono essere spostate senza modifiche sostanziali. In quest'ultimo errore incapparono pure gli antichi romani, i quali per oltre un secolo lessero allora sbagliata da uno strumento importato da Siracusa.
E a proposito di lettura, va detto che questa per i non esperti è tutt'altro che pratica. Bisogna fare infatti attenzione ai segni zodiacali riportati e alle diverse linee presenti, rappresentative dei solstizi d'inverno e d'estate, del primo giorno di primavera o equinozio. Beh, qui ad Aiello io ho realizzato circa 20-25 meridiane, no? E meridiane, devo dire, anche particolarmente impegnative sotto l'aspetto decorativo, anche per la loro dimensione, ma ci vogliono dalle 30 alle 50 ore. Esistono poi diversi tipi di orologi solari, a seconda che suddividano il giorno in 12 o 24 parti. Le ore di sole possono essere calcolate ad esempio da un'alba all'altra, come nella meridiana detta babilonica, oppure dal tramonto a quello successivo, come in quella d'Oltralpe e in quella italica. Cambia anche l'ognomone. Nell'orologio solare realizzato da Orlando Zorzenon, simile a quello ritrovato tra i resti romani d'Aquileia, l'ora è indicata ad esempio da una luce che filtra attraverso un foro. Diciamo che per costruire una meridiana come questa ho lavorato circa un mese e mezzo, perché ho dovuto preparare i calchi in gesso e tutti questi stampi, montare il tutto e poi fare la colata in granito, lavorarla, diciamo così, molto simile a quello che era l'originale. Una giornata era divisa in 12 ore, sia d'estate che d'inverno, praticamente a partire da quando si alzava il sole all'ora del tramonto. Cosicché d'inverno avevamo 12 ore, però 12 ore corte, che duravano circa 43 minuti, ed estate 12 ore lunghe, che duravano circa 78 minuti. Sono orologi solari che indicano anche un vero e proprio calendario, giusto? Sì, qui ne abbiamo uno e devo dire che dalle mie conoscenze in regione, dove ho individuato fino ad oggi circa 600 orologi solari o meridiane, è l'unico che è stato realizzato. Curioso è anche l'orologio analemmatico, caratterizzato dallo stile mobile. Basta portarsi sull'asse della tabella al centro del quadrante, posizionare i piedi sulla data corrispondente al periodo di lettura e la propria ombra da indicazione dell'ora, ovviamente di quella solare.